Cura e manutenzione abbigliamento moto, una serie di pratici consigli per far durare nel tempo la tua attrezzatura. Ciao e benvenuti in questo secondo video dedicato a cura e manutenzione dell'abbigliamento. Oggi, come puoi vedere, ho qua con me abbigliamento in tessuto. Quindi parleremo di come pulire e di come prendersi cura di giacca, guanti e pantaloni. Partiamo da una delle cose che secondo me è veramente importante e che troppo spesso passa in secondo piano: come pulire bene una giacca, come pulire bene un paio di guanti, come pulire bene un paio di pantaloni da moto. La prima cosa fondamentale che è consigliata a qualsiasi casa produttrice è rimuovere, importantissimo, tutte le protezioni all'interno della giacca. Quindi di solito cosa troviamo? Nelle giacche troviamo protezioni sulle spalle, protezioni sui gomiti, eventualmente protezione sulla schiena e protezione pettorale. Come rimuovere le protezioni è abbastanza semplice, ovviamente ogni giacca fa per conto suo, ma di solito basta aprirla all'interno e le protezioni sono stretch. A volte sono riposte all'interno di tasche, come in questo caso, e basterà, diciamo, andare a rimuovere. L'importante è rimuoverle tutte prima di pulire la giacca, prima di lavare la giacca. Un consiglio prezioso che posso darvi è quello di segnare, come ho fatto io, la parte destra e sinistra per poter poi rimontare facilmente la giacca, perché di solito le prime volte si può sbagliare e poi magari si sta scomodi oppure non ci ritornano le protezioni dove dovrebbero. Una volta rimosse tutte le protezioni ci sono due strade da seguire: una strada più lunga e manuale e l'altra strada invece è la lavatrice. Se vuoi lavare la tua giacca o il tuo abbigliamento da moto in lavatrice, ovviamente parlando di abbigliamento in tessuto e assolutamente non di abbigliamento in pelle, quello che di solito è consigliato è di utilizzare il programma per delicati, cioè il programma con la temperatura più bassa e senza centrifuga. Personalmente preferisco lavare la giacca a mano e cosa faccio? Di solito utilizzo un catino molto grande, lo riempio di acqua tiepida e sapone ovviamente per bucato, immergo completamente la giacca dentro, la lascio in ammollo e piano piano la strofino con una spazzola morbida. Dopo averla spazzolata, ovviamente va abbondantemente risciacquata con acqua corrente e solo infine lasciata ad asciugare. Mi raccomando, non passatela in asciugatrice, non asciugatela davanti a fonti di calore perché si può sciupare e quindi si asciuga all'aria aperta. Questa operazione di pulizia dell'abbigliamento la faccio sempre almeno due volte a stagione e comunque sempre quando rientro da un viaggio di più giorni. Una volta asciutto l'abbigliamento, mi raccomando, importante rimettere le protezioni, mi raccomando, e a questo punto qui si dividono in altre due categorie i capi in tessuto: quelli laminati e quelli non laminati. Questa giacca, per esempio, è una giacca in cotone triplo strato, ha ovviamente l'imbottitura interna in Gore-Tex, quindi non vado mai a trattarla. Per quanto riguarda invece i capi laminati, tipo questi guanti che hanno una membrana esterna protettiva e quindi idrorepellente, io utilizzo sempre un prodotto apposito che troverai in descrizione, che mi serve per ravvivare l'impermeabilità di tessuto. Questi prodotti sono solitamente prodotti spray, ti lascio, come ho detto prima, il link in descrizione di quello che utilizzo io, e l'applicazione è molto semplice, basterà ovviamente agitare la bomboletta e dare una bella dose di spray sul prodotto. Questo garantirà ai guanti, alle giacche e ai pantaloni in tessuto laminati di mantenere la loro caratteristica di impermeabilità nel tempo. Tutto quello di cui ti ho parlato ovviamente è valido per i prodotti in tessuto, ma assolutamente no per i prodotti in pelle. Per quanto riguarda la pulizia dei prodotti in pelle, ti rimando all'articolo che c'è qua sotto in descrizione, dove c'è un paragrafo interamente dedicato a cura, pulizia e manutenzione dei prodotti in pelle. Un altro punto critico che richiede manutenzione su giacche e pantaloni in particolar modo, ma anche sugli stivali, sono le cerniere lampo. Le cerniere lampo, anche queste, hanno bisogno nel tempo di manutenzione e di cura. In particolare esiste un prodotto specifico, come questo, che serve per pulire e lubrificare le cerniere, in modo tale che possano scorrere bene, mantenere l'impermeabilità e durare nel tempo. L'applicazione di questi prodotti è molto semplice, è una boccetta con all'interno questo lubrificante, basterà con questo pennellino spennellare sulla cerniera il prodotto in questo modo e la cerniera rimarrà lubrificata. Queste forse ti sembreranno segmentali, ma in realtà ti posso assicurare che nel tempo fanno la differenza.
Anche per questo video è tutto, grazie per avermi seguito fin qua. Se non sei ancora iscritto al canale ti invito a farlo iscrivendoti qua sotto e lasciando un bel like a questo video. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o consigli, scrivici pure nei commenti. Ciao e al prossimo!